Cari amici, buon pomeriggio, bentrovati. Eccoci qua per il nostro consueto incontro. Vorrei iniziare questo incontro, visto che diversi di voi mi hanno fatto dei messaggi e anche telefonato, per chiedermi qualche recensione, per chiedermi qualche titolo di libro. Io di solito nelle lezioni lo faccio sempre, consiglio sempre qualche buona lettura e lo facciamo anche oggi. Siccome l'ultima volta abbiamo parlato delle civiltà, voglio consigliarvi alcuni testi. Uno è di Arnold Toynbee, Il mondo e l'Occidente. L'altro è Il tramonto dell'Occidente di Oswald Spengler, e vorrei inoltre consigliarvi un bellissimo libro che sto leggendo in questi giorni. Eccolo qua, di Marc Augé, Futuro. Questi libri potrete trovarli in edizione economica, quindi senza svenarvi, senza particolare impegno. Tornando al discorso sulle civiltà, noi abbiamo visto che le civiltà hanno lo stesso ciclo della vita umana, hanno una età della fanciullezza, un'età della giovinezza, un'età della maturità e un'età della senilità. Quindi nascono, crescono e poi discendono e si dissolvono. Abbiamo concluso l'altra volta la lezione chiedendoci qual è sarà il nostro futuro o quale sarà il nostro avvenire. Ecco, qui io vorrei chiarire e vorrei sfatare un luogo comune. Guardate bene, futuro ed avvenire non sono la stessa cosa, dipendono l'uno dall'altro, però sono molto diversi. L'avvenire, che viene da avvenimento, è un qualcosa che si coniuga al plurale, è un qualcosa che riguarda molti. Il futuro si coniuga al singolare spesso, è un qualcosa che riguarda noi stessi. E come vi ho detto, interagiscono e dipendono l'uno dall'altro, ma sono molto diversi. D'altronde l'avvenire è un qualche cosa che si usava, molti lo ricorderanno, in quelle propagande ideologiche di anni e anni or sono, come quando si parlava del sole dell'avvenire, come quando si parlava dell'avvenire radioso e via dicendo. Ecco, facciamoci questa domanda adesso: quale sarà il nostro avvenire? E quale sarà il nostro futuro? In questo contesto abbastanza duro, abbastanza severo, è una domanda che dobbiamo farci. Io voglio parlarvi oggi di un qualcos'altro. Vorrei parlarvi delle virtù. Vorrei parlarvi delle virtù. Non certo delle virtù teologali, fede, speranza e carità, né tantomeno delle virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, e men che meno delle virtù intellettuali, sapienza, scienza, intelletto. E allora voi mi chiederete: di che virtù vuoi parlarci oggi? Beh, è semplice. Siamo a ridosso del 1º maggio. Io voglio parlarvi delle virtù teramane, che è un piatto caratteristico, un piatto calendariale che nel teramano si usa in questi giorni. E siccome virtù è la capacità, è la propensione dell'animo di volgere al bene, anche in gastronomia questo piatto è una propensione
di volgere al bene, di volgere al semplice, di volgere al rispetto ritrovato della natura. Le virtù sono fatte da tanti e tanti credenti. Vi ho detto che le virtù rappresentano un passaggio calendariale. Certo è, l'inverno si chiudeva, iniziava la primavera, le dispense si vuotavano, si facevano delle pulizie e tutto quello che rimaneva nelle dispense, dai legumi, dai ritagli di pasta secca, dalle cotenne di maiale, da qualche piedino di maiale, da qualche ossa, unito alla freschezza, al nuovo del momento, piselli, fave, finocchietti selvatici, cicoria, si preparava questo piatto. Questo piatto di cui ci ha molto parlato Giuseppe Savini, un filologo ma anche uno studioso dei primi del Novecento, teramano. Oltretutto, Savini ci ha ricordato che questo piatto, comunque sia, era già presente a Roma, e questo ce lo dice Poggio Bracciolini, altro autore del 1400, nella stessa composizione, nelle stesse sostanze, e venivano chiamate virtù. E vi ripeto, le virtù sono un piatto che segnano un passaggio. Passaggio dall'inverno alla primavera. E certo è che la preparazione innanzitutto è affidata alla maestria di tante reginette locali che rivendicano la ricetta migliore e più antica, ma certo è che è un piatto molto molto buono, ma complicato nella preparazione. Necessita di un tempo lungo, almeno 24 ore prima vanno messi a bagno i legumi e poi la maestria di unire questi legumi alla carne, con la roba fresca. Savini ci teneva molto a dire: le virtù non sono un minestrone, sono una zuppa. La differenza è sottile, è fondamentale. Abbiamo detto che le virtù di solito sono questa propensione a tendere verso il bene, verso il bello. Perdonatemi, anche nell'enogastronomia si può avere questa propensione. Si può avere questa propensione perché il bene, il bello, il vero, il giusto, mai come nel mondo di oggi, dove c'è un degrado anche ambientale, oltre che morale, è una virtù ricercare le cose semplici, le cose sane, le cose modeste, e le cose semplici di solito sono quelle che ci danno più soddisfazione. Un autore, scrittore, letterato tedesco, Wolfgang Goethe, in un suo inciso diceva che gli uomini, per il vero, per il bene, per il bello, per il giusto, devono vivere risolutamente. E quindi questo vivere risolutamente può abbracciare e abbraccia tutta la sfera dello scibile e dell'umanità. E come vi ho sempre detto, questa primavera dell'umanità
rinizia da adesso. E siccome questo cambio epocale ci ha dato una prova abbastanza drammatica, abbastanza dura, abbastanza forte, beh, troviamo dentro di noi questa forza per poter continuare a camminare e per poter risorgere a quelli che sono i veri sentimenti, il vero humus della nostra umanità. Io, tra le altre cose, ho trovato una bella poesia di Trilussa, un sonetto che voglio leggervi. E speriamo di trovarlo. Eccolo qua, finalmente ci sono riuscito. Allora, questo sonetto si intitola Romanità. E siccome per molto tempo, per tanto tempo, noi tutti quanti abbiamo avuto questa mania, questa propensione all'esterofilia, all'esteromania, tutto ciò che veniva da fuori era più bello, era più buono, era migliore. Ecco, le virtù piatto terra mano, quello che vi ho descritto oggi, è una riprova della semplicità ma della bontà delle nostre cose. E Trilussa stigmatizza questo pensiero, questo concetto in questo suo sonetto. Il titolo è Romanità e dice così. Un giorno una signora forestiera, passando col marito sotto l'arco di Tito, vide una gatta nera sparapacchiata fra le antichità. Miscia, che fai? Gli chiese e gli buttò un pezzettino del biscotto inglese. Ma la gatta, scocciata, non lo prese e manco lo odorò. Anzi, la guardò male e disse con aria strafottente: grazie, madama, non mi serve niente. Io non mangio che trippa nazionale. Cari amici, un abbraccio ed a presto. E vi anticipo la lezione prossima che qualcuno di voi mi ha sollecitato ed è precisamente la vita quotidiana delle donne nel tardo Medioevo. Grazie a tutti e buona serata.